A Green Energy Expo siamo su un veicolo elettrico nell'area Electric Cars e siamo con Davide Cangemi di Mad Motors. Che caratteristiche ha il veicolo su cui siamo seduti? Allora, ciao a tutti, mi chiamo Davide, questa è una minicar, è un quadriciclo leggero, quindi si guida da 14 anni con il patentino. Come caratteristiche siamo sui 70 km di autonomia con una piena carica che avviene in circa 4 ore di tempo, con una velocità massima di 50 km orari. Un veicolo perfetto per la città. Sì, l'ideale, diciamo, nasce appunto per ancora il contesto urbano, quindi piccoli spostamenti, casa lavoro, le varie commissioni, è il mezzo più intelligente che in questo momento si possa utilizzare per, diciamo, la vita cittadina. Ecco, quindi in quest'area dove siete voi ci sono anche altri veicoli elettrici, in particolare scooter. Sì, noi in particolar modo abbiamo deciso di adottare la filosofia di tutta una mobilità sostenibile, quindi dalle bici agli scooter, alle macchinine, tutto completamente esclusivamente elettrico. Sono modelli anche belli da vedere esteticamente. Sì, noi cerchiamo di offrire, diciamo, quello che c'è di meglio nel mercato sia italiano che internazionale, quindi proporre ogni volta al cliente la migliore scelta con rapporto qualità-prezzo che può offrire, diciamo, il mercato in questo momento. In particolare questi scooter hanno la batteria estraibile, che è una grande cosa. Sì, difatti questa è la novità, è l'ultimo mezzo che abbiamo abbracciato. Sono due modelli che si chiamano Maple e Romantic, sono entrambi di cinquantini e prevedono la possibilità di estrarre la batteria per comodità, quindi chi anche magari prima aveva l'esigenza e non avendo il box non poteva caricare la batteria, adesso diciamo può estrarre la batteria, portarla a casa o al lavoro e quindi di conseguenza può anche lui permettersi di caricare la batteria a casa con la 220 normale. Ecco, questa batteria è molto pesante, è difficile da trasportare. Ma pesa una decina di chili, alla fine è come trasportare una cassa d'acqua da 6 bottiglie di plastica, il peso è il medesimo. Ovvio, per essere comunque una batteria di una moto è difficile che arrivi a pesare meno, almeno in questo momento la tecnologia, diciamo, consente questa possibilità. E quante volte può essere ricaricata questa batteria? Allora, il vantaggio è che è il litio, è un case che racchiude tutti i sistemi di controllo, quindi BMS, le celle di litio, all'interno di un blocco unico, quindi non ha bisogno di essere aperto manutenzione. E, come vita, il litio vive sicuramente di più rispetto al piombo gel, quindi siamo intorno ai 1500, anche 2000 cicli di ricarica. Quindi, insomma, investire in uno scooter elettrico con questo tipo di soluzione è sicuramente conveniente. Sicuramente il litio è il futuro rispetto al vecchio gel di silicio, ha diversi vantaggi come diminuire il peso del mezzo, quindi ovviamente se una moto pesa meno può fare più autonomia con le stesse prestazioni e appunto il litio vive di più, quindi ha una durata maggiore rispetto agli altri.